Grazie, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Rinnovo ovviamente il saluto e il ringraziamento anche a nome dell'Istituto a tutti i presenti. E pur avendo ormai consolidato un'abitudine nella presentazione di questi rapporti, non posso negare che oggi sia una giornata particolare anche per me, perché come è stato detto prima sia dal presidente De Bernardinis che dal Ministro che dal Presidente Relacci. E questo documento, questo prodotto non solo è nuovo eh, nella, nella, nella forma ma diventa anche nuovo nella sostanza e secondo me costituisce uno di quei documenti che a buon diritto possono essere inseriti dai prodotti storici, in qualche modo scientifici dell'Istituto. Eh, per l'importanza che è stata già definita precedentemente sia per i contenuti sia per le implicazioni sullo sviluppo futuro del, del paese. Molte cose sono state già dette sia nel filmato introduttivo sia dagli interventi che mi hanno preceduto cercherò di essere rapido e coinciso eh, vorrei semplicemente lo faccio prima come normalmente succede non lo faccio alla fine dell'intervento, ringraziare tutti i colleghi di Ispra che hanno collaborato alla redazione di questo rapporto sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda la veste grafica editoriale e quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo evento. Ricordo per tutti, lo devo fare da buon direttore, tra virgolette, che l'evento è trasmesso in diretta sul sito della Camera dei Deputati e che quindi coloro i quali non volessero essere ripresi o non volessero essere ascoltati durante i loro interventi devono eh, dirlo ai nostri colleghi all'ufficio di segreteria che è posto fuori da questa sala. Ovviamente un ringraziamento anche alla Camera dei Deputati che ci ospita. Bene, tutto ciò premesso. È stato già detto che il suolo è una risorsa... Eh... vado avanti... Esatto, il suolo è una risorsa da tutelare, è una risorsa naturale limitata, necessaria non solo per la produzione alimentare e il supporto alle attività umane, ma anche per la chiusura dei cicli degli elementi nutritivi e per l'equilibrio della biosfera. Cosa è il suolo? Ce lo, siamo, ce lo siamo mai chiesto? Questa è una domanda che spesso mi sono fatto anch'io, perché anche nella mia esperienza di direttore, anche in quella precedente che riguardava il settore dei rifiuti, eh, molto spesso si usano dei termini, non si sa bene esattamente cosa significano. Il, so, il suolo è un sottile mezzo poroso biologicamente attivo e il risultato di complessi e continui fenomeni di interazione tra le attività umane e i processi chimici e fisici che avvengono nella zona di contatto tra atmosfera, idrosfera, litosfera e biosfera. Una particella di suolo è tutto questo che vi ho detto. Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, si può ritenere che il suolo sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile. È una risorsa non rinnovabile, l'abbiamo evidenziato bene in questa slide. Formare pochi centimetri di suolo che possiamo distruggere in, in pochi secondi vogliono dire l'opera di centinaia e centinaia di anni. E il deterioramento del suolo ha ripercussioni dirette sulla qualità dell'acqua e dell'aria, sulla biodiversità, sui cambiamenti climatici incide sulla salute dei cittadini, mette in pericolo la sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione umana ed animale. Il consumo di suolo è quindi un consumo di futuro, è il consumo del futuro nostro e delle nuove generazioni. Deve quindi essere inteso come un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce a un incremento della copertura artificiale di terreno legato alle dinamiche insediative. Si tratta quindi di un processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici, capannoni, insediamenti, all'espansione della città, alla densificazione, alla conversione di terreno entro un'area urbana all'infrastrutturazione del territorio. Il cemento avanza, come è stato detto prima, e mentre questo succede, mentre il cemento avanza, si continuano a perdere aree pregiate del territorio dal punto di vista della produzione agricola, del paesaggio, della tutela dei processi naturali, dei servizi ecosistemici. Per il monitoraggio del consumo di suolo è dunque fondamentale porre la necessaria e dovuta attenzione alle fonti informative e agli strumenti in grado di assicurare la necessaria base conoscitiva, è stato rilevato prima, necessari a valutare la consistenza e le tendenze del fenomeno nello spazio e nel tempo. Molto spesso assistiamo a errate interpretazioni dei fenomeni in atto a causa, ad esempio, della non conoscenza delle modalità di acquisizione dei dati o alla non conoscenza, come ho detto prima, dell'esatto eh, dell significato di un termine. Errata conoscenza nell'accuratezza dei risultati, nel sistema di classificazione utilizzato o basta semplicemente sbagliare la definizione del concetto di consumo di suolo per avere risultati sbagliati. Nel 2005 è stato avviato lo sviluppo della rete nazionale di monitoraggio del consumo di suolo, un'opera compiuta dal nostro istituto in collaborazione col Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente composto dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale. Siamo oggi in grado, tutti insieme come sistema, di attuare un monitoraggio continuo del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo nel nostro Paese. Siamo in grado di garantire la disponibilità di un quadro conoscitivo solido di riferimento per definire e valutare le politiche a livello nazionale, regionale e comunale, grazie anche alla predisposizione di un'apposita e specifica cartografia sull'impermeabilizzazione di suolo ad alta risoluzione per l'intero territorio nazionale. Il sistema attualmente permette di ricostruire l'andamento del consumo di suolo in Italia dal secondo dopoguerra ad oggi mediante una metodologia di campionamento stratificato che unisce la fotointerpretazione di ortofoto a carte topografiche storiche con dati telerilevati ad alta risoluzione. Il rapporto che presentiamo oggi è dunque il frutto di questo lavoro delle competenze di tanti colleghi del sistema nazionale e della passione di tanti colleghi ed è la più significativa collezione di dati a livello nazionale sul consumo di suolo in Italia, un servizio pubblico che ci permettiamo di offrire all'intero Paese. E i risultati della nostra indagine, come è stato anche questo già detto nel filmato introduttivo, mostrano come continua a crescere la superficie di territorio consumato. Un fenomeno quindi che non sembra risentire dell'attuale congiuntura economica, della crisi economica che da ormai da qualche anno... Investe il nostro paese e tutto il mondo ed è un fenomeno quello del consumo di suolo che continua a mantenersi intorno ai 70 ettari al giorno con oscillazioni marginali intorno a questo valore nel corso degli ultimi vent'anni. Si tratta di un consumo di suolo pari a circa 8 m2 al secondo, come è stato detto dal collega Munafo nel filmato, che continua a coprire ininterrottamente il nostro territorio con asfalto e cemento, edifici e capannoni, strade e servizi a causa dell'espansione di aree urbane spesso a bassa densità di infrastrutture, di insediamenti commerciali, produttivi e di servizio e con la conseguente perdita di aree aperte agricole o naturali. I dati mostrano a livello nazionale un suolo ormai perso che è passato dal 2,9% degli anni 50 al 7,3% del 2012 con un incremento quindi di più di 4 punti percentuali. In termini assoluti possiamo stimare che il 7,3% del 2012 e quindi questo Percentuale di consumo di suolo abbia intaccato ormai quasi 22.000 km2 del territorio del nostro Paese. Il tasso significativo, per non dire impressionante, di consumo di suolo in Italia non si può certo spiegare solo con la crescita demografica del nostro paese. Infatti, se negli anni 50 erano irreversibilmente persi 178 metri quadrati per ogni italiano, nel 2012 il valore si è praticamente raddoppiato. Passando a quasi 370 metri quadrati. Ma il processo ha cambiato radicalmente forma nel secondo dopoguerra e fino ai giorni nostri. Infatti, se nel periodo tra gli anni 50 e la fine degli anni 80 e il 1990 il rapporto tra nuovo consumo di suolo e nuovi abitanti era pari a meno di 1000 metri quadrati per ogni nuovo abitante, questo considerando le variazioni demografiche intervenute nello stesso periodo, negli anni 90. A fronte di una crescita demografica quasi nulla, la perdita di aree naturali e agricole è continuata con tassi di crescita simili a quelli del periodo precedente, portando quindi il rapporto tra nuovo consumo di suolo e nuovi abitanti a valori decisamente superiori, intorno agli 8.000 m2 per nuovo abitante. Nell'ultimo decennio, grazie a una crescita demografica decisamente più pronunciata, causata prevalentemente dalla componente migratoria, si assiste a valori dell'indicatore più bassi al di sotto dei 2000 m2 per nuovo abitante. Solo in tre anni, tra il 2009 e il 2012, sono andati persi altri 720 km2, un'area pari alla somma di cinque, dei cinque comuni di Milano, Firenze, Bologna, Napoli e Palermo, messi insieme ovviamente. Ogni variazione di uso del suolo, da agricolo, naturale a urbano, va a compromettere per sempre lo stoccaggio di carbonio in quel suolo, la capacità futura di stoccaggio di carbonio, il bilancio globale dello stoccaggio di carbonio e quello dell'emissione di CO2. Si può stimare dunque che negli ultimi tre anni la sola riduzione dello stoccaggio di carbonio nel suolo è stata di quasi 6 milioni di tonnellate, il che potrebbe corrispondere a un'emissione di CO2 in atmosfera potenzialmente pari a 21 milioni di tonnellate. Per comprendere meglio questi numeri, si può dire che la trasformazione di suolo agricolo naturale in suolo cementificato ha prodotto un effetto in termini di emissione equivalente di CO2 comparabile a quello di aver introdotto nella rete viaria 4 milioni di utilitarie, con una percorrenza di 15.000 km l'anno, un numero pari all'11% dell'intera somma dei veicoli circolanti nel 2012. Se volessimo stimare un costo economico per compensare l'emissione teorica della CO2 a seguito del consumo di suolo, Considerando la quotazione media del periodo 2008-2012 della nitride carbonica indicata dal Registro Italiano delle emissioni e delle quote di emissioni effettuata nell'ambito dei meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto, 6 euro a tonnellata equivarrebbero a quasi 130 milioni di euro. La trasformazione del suolo agricolo in cemento non produce impatti solo sui cambiamenti climatici, ma anche sull'acqua e sulla capacità di produzione agricola. Sempre in questi tre anni, dal 2009 al 2012, tenendo presente che un suolo pienamente funzionante immagazzina acqua fino a 3.750 tonnellate per ettaro, circa 400 mm di precipitazioni, per via della conseguente impermeabilizzazione, abbiamo perso una capacità di ritenzione pari a 270 milioni di tonnellate d'acqua che, non potendo infiltrarsi nel terreno. Deve essere gestita, questo lo dice uno studio del Programma Centrale Europeo, secondo il quale un ettaro di suolo consumato comporta una spesa di 6.500 euro solo per la parte relativa al mantenimento e alla pulizia di canali e fognature. Il costo della gestione dell'acqua non infiltrata per il consumo in Italia dal 2009 al 2012 quindi è stato stimato essere intorno ai 500 milioni di euro. Ancora, ed è un altro dato che pongo alla vostra attenzione, il consumo di suolo produce impatti notevoli anche sull'agricoltura e sull'alimentazione. Solo per fare un esempio, se i 70 ettari di suolo perso ogni giorno fossero stati coltivati esclusivamente a cereali, nel periodo 2009-2012 avremmo avuto una produzione di 450.000 tonnellate di cereali e si sarebbe impedito un ulteriore aumento della dipendenza italiana dalle importazioni con un risparmio di oltre 90 milioni di euro. Gli ettari persi negli ultimi tre anni, se coltivati, avrebbero permesso quindi di soddisfare il fabbisogno di cibo per quasi 500.000 persone. Dai numeri derivati dai monitoraggi del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, composto come detto da ISPRE e dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale che ho esposto sinteticamente, risulta evidente come il consumo di suolo rappresenta una questione da affrontare con urgenza, poiché costituisce una minaccia per le risorse ambientali, agricole, culturali e paesaggistiche del territorio. Ma per esercitare il monitoraggio del consumo di suolo è fondamentale porre la dovuta attenzione alle fonti informative e agli strumenti in grado di assicurare la base conoscitiva necessaria a valutare la consistenza e le tendenze del fenomeno nello spazio e nel tempo. Sono necessarie tecniche e strumenti di lettura di processi spaziali e di analisi geografica, lo ricordava prima il presidente De Bernardinis, così come la conoscenza diretta del territorio devono essere evidenti i limiti metodologici e conoscitivi dei diversi approcci, anche al fine di leggere correttamente i dati che abbiamo a disposizione. Molto spesso assistiamo a interpretazioni errate dei fenomeni in atto a causa, ad esempio, della non conoscenza delle modalità di acquisizione dei dati, dell'accuratezza dei risultati, del sistema di classificazione utilizzato e per questo Ispra ha, fatto, ha prodotto questo lavoro e si candida anche nel futuro a poter svolgere un ruolo, come diceva il Presidente Relacci, di playmaker anche nell'acquisizione e nella eh, diffusione e nell'interpretazione di questi dati. Infatti diversi aspetti del consumo di suolo devono essere affrontati con un efficace sistema di misurazione e valutazione del fenomeno, una definizione chiara dell'oggetto della rilevazione, obiettivi condivisi ed omogenei sull'intero territorio nazionale grazie alle migliori tecniche di acquisizione, di analisi e di lettura dei dati. Le attività di ISPRE del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale sono quindi, come dicevo, oggi in grado di attuare un monitoraggio continuo del consumo di suolo nel nostro Paese e di garantire una base conoscitiva di riferimento disponibile per tutti i soggetti istituzionali e non istituzionali, grazie allo sviluppo di una rete distribuita di acquisizione delle informazioni, alla predisposizione della specifica cartografia tematica, all'impiego di tecnologie di osservazione della terra le più avanzate a livello europeo. Infine, per chiudere questa presentazione, voglio ricordare che Ispra, sempre nell'ambito del Sistema nazionale per la protezione ambientale, ha le competenze e il ruolo istituzionale, e questo permettetemi di rivendicarlo come direttore con un certo orgoglio: per studiare il suolo nella sua complessità in relazione con le principali pressioni antropiche, pianificate o abusive, con le altre componenti della biosfera e con i cicli naturali dell'intero ecosistema, assicurando quindi una visione fondamentale ed insieme necessaria per la definizione e la valutazione delle politiche, e mettendo a disposizione di tutti, non solo dei decisori, non solo degli istituti scientifici, ma ci tengo, questo come direttore, a disposizione di tutti i cittadini e il target della nostra azione devono essere, devono essere i cittadini, mettendo a disposizione di tutti un patrimonio completo di dati e di conoscenze. Permettetemi di finire, come ho, nello stesso modo in cui ho terminato la mia audizione in Parlamento un paio di settimane fa sul disegno di legge sul consumo di suolo, quando mi sono permesso di dire ai signori parlamentari presenti che in definitiva il consumo di suolo oggi in Italia è un lusso che non possiamo più permetterci. Grazie. Grazie direttore, elegante e sintetico come sempre. Credo che proseguiamo con questa nostra sezione, avremo tempo anche per dibattito, quindi eh, chiedo di iscrivervi per la parte terminale in cui aprirò sostanzialmente gli, agli interventi in sala. Quindi darei la parola a Michele Munafò.